La nota disegnatrice e creatrice di alta moda Boza Kozak ha presentato in una strada di Roma le sue nuove creazioni. Si tratta di una collezione che lancia per il mondo la linea del buco e di cui si sono occupati esperti italiani e stranieri. La linea è completata di rigore dai piedi scalzi. Moda estiva, inutile dirlo. Dunque, anche il buco ha la sua importanza, come diceva un vecchio slogan. Si tratta di una coraggiosa innovazione, assai pratica nei giorni di caldo, elegante, ispirata non solo a teleforate di moderni pittori astrattisti, ma anche alle ultime creazioni dei fabbricanti svizzeri di formaggio. Naturalmente, una volta cominciato con i buchi, la moda si presta a mille variazioni, tondi, ovali, triangolari. Le nostre brave signore non ci vengano poi a dire che con un paio di forbici e un po' di fantasia non si possa rinnovare senza spesa tutto il loro guardaroba. A guardarle, le ragazze sembrano soddisfatte. E poi sono le stesse che al mare chiamano il bagnino e fanno un cancan d'inferno se trovano un bucherellino nella cabina. I metodi tradizionali di chiedere la carità sono destinati a sparire. Chi stende la mano e mormora parole di sconforto all'orecchio dei passanti non batte più chiodo. In una strada di Roma ha già fatto la sua apparizione il mendicante a gettone. Chiunque può fare la carità introducendo qualche moneta nell'apposita fessura. Il buon cuore viene automaticamente ricompensato dalla fuoriuscita di un cartellino di ringraziamento. L'apparecchiatura elettronica della slot machine della carità dà però all'impianto un sesto senso contro tutti i tipi di manomissione. Il fenomeno del caro verdura è allarmante. Alcuni danno la colpa all'ondata di freddo, molti parlano di eccessivi gravami fiscali, altri attribuiscono la causa ai giri viziosi della merce. Fatto sta che i prezzi hanno raggiunto livelli da inflazione. Il governo, per calmierare il mercato, ha deciso di facilitare l'importazione di prodotti agricoli dall'estero. Il provvedimento ha raggiunto il suo scopo, ma i produttori rimangono perplessi e si domandano se la mossa governativa non danneggerà la nostra agricoltura e si sostengono che di questi ortaggi l'Italia è già satura. Il biondo Tevere aspetta che i muscoli siano lubrificati, l'abbronzatura degna di gareggiare con quelle di Ostia. Centro balneare e palestra dei romani che in villeggiatura vogliono arrivarci a piedi, queste acque ci concederanno oggi la scoperta a piccolo cabotaggio di una seconda vita di Roma. Sotto i muraglioni dei Lungoteveri, piccole spiaggette diventano le Monpracem di giovani corsari. I tartarini dell'urbe vagano in kayak, mentre audaci novatori aspirano al titolo di Bartali del fiume. Ignara d'essere una spiaggia alla moda, la città continua a svolgere i suoi traffici attraverso i ponti che scavalcano il Tevere, echeggiando dall'uno all'altro il ritmo degli archi, giovani o antichi, fino al ponte Sant'Angelo, vigilato dai suoi guardiani celesti. Ma i ragazzi non ne prendono soggezione. Dai parapetti si tuffano a volo d'angelo. Angeli di pietra, non pensate di imitarli.